No, Lino Panetti ti... What? Lino Panetta? Ma che è? Tramandato di padre in figlio, c'è stata del mettere. Il mastro cestaio esce dalla sua bottega alla ricerca dei materiali che impiegherà per la costruzione delle ceste. È un mestiere antico, tramandato di padre in figlio. Dov'è? Sa fa la gag delle scale, per Dio. Il fiscolaio cerca con cura il salice, la materia prima che cresce spontaneamente ai bordi dei fiumi e degli stagni. È una pianta delle salicacee con numerose varietà. La più conosciuta è il Salix viminalis, comunemente chiamato vimini. Può essere coltivato avendo cura di potarlo, mantenendolo ad un'altezza non superiore ai 3 metri. Ma che zoom è? Eccolo indaffarato nella scelta dei rami più adatti al suo lavoro. Ma questo lo sa che lo stanno a riprendere, cioè lo sa, che gli hanno fatto un documentario sopra, perché sembra, guardatelo indaffarato, mentre in realtà tutto è un Truman Show. E si avvia al suo laboratorio all'aperto. Pianta italiana. La natura offre la materia prima da quando è nato il mondo e gli artigiani hanno imparato il modo migliore per impiegarla e sfruttarla. I tributi riscossi. Si inietta upanaru, si dà inizio alla costruzione della cesta. Incrociando i 6 listelli, se ne spaccano 3 per il centro e gli altri si inseriscono nelle tacche. Ma è la sua passione questa, è bellissimo. Prigionati sul fondo e attraverso un lavoro minuzioso, ramo dopo ramo, si giunge all'altezza. Ma guarda che è mega rilassante questa merda. Lavoro, mentre dà vita ad un bellissimo cesto che non è semplicemente un oggetto, ma grande o piccolo e molto di più. Un capolavoro. Entrizza, entrizza, mastru cestaru, vimine canna, paru paru. Entrizza, entrizza, sempre intrezzando, passi la via. Vabbè. Porco Giuda. Porco Giuda.